Ed ora siamo in collegamento con lo scrittore e saggista Roberto Quaglia per un breve focus sull'attualità. Buonasera Roberto. Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti. Grazie a te per essere qui con noi. Commentiamo una notizia che veramente ha avuto poco risalto sui media anche in questi giorni. Qual è la notizia? È che Ursula von der Leyen, a capo della Commissione UE, ha presentato un rapporto sulla modifica dei trattati istitutivi della Commissione europea. Tale rapporto è stato approvato il 25 ottobre scorso e 2 giorni fa dal Parlamento con una minoranza proprio risicata. Nel trattato ci sono alcune radicali modifiche al regolamento della Comunità europea, che sono importantissime, ma come dicevo se ne è parlato veramente poco. Quali sono, Roberto, e che impatto avranno secondo te? Allora, innanzitutto la prima vera grande notizia è che non si è dato appunto risalto a questa notizia, perché è una notizia che impatterà tutti noi, quindi avrebbero dovuto discuterne. Nella fattispecie si tratta, tanto per cambiare, di un nuovo massiccio trasferimento di competenza dagli Stati membri dell'Unione Europea alla Commissione Europea, che peraltro cambierà nome, ovvero diventerà l'esecutivo europeo. Questo perché appunto si va verso, adesso possiamo dirlo un po' fuori dalle righe, una sorta di dittatura, perché il nuovo tipo di diciamo esecutivo avrà in sé poi di fatto, cioè andando all'osso, sia il potere legislativo che quello giuridico, che quello esecutivo militare. Perché militare? Perché adesso si prevede anche la creazione di essenzialmente un esercito europeo che dipenderà esclusivamente appunto dall'esecutivo europeo, quindi dall'ex Commissione europea, e che quindi potrà muovere guerra a piacimento senza dover sottostare alla volontà dei paesi membri. Si noti bene che negli ultimi anni appunto di guerra con la Russia noi abbiamo visto la belligeranza di Ursula von der Leyen come se fosse stato di sua competenza gestire appunto le guerre e non guerre in cui venisse coinvolta l'Unione Europea. Ebbene, per fortuna erano solo parole al vento che non cambiavano la situazione, ma in futuro questi personaggi potranno anche dichiarare guerra o partecipare a guerre in perfetta libertà senza, diciamo, il nostro consenso. E Roberto, quindi non ti sembrano esagerate le parole dell'europarlamentare polacco, se leggo bene si chiama Jacek Sariusz-Wolski, che denuncia che tale rapporto è un colpo di Stato? Non sono assolutamente sovradimensionate come parole, ti ringrazio per aver pronunciato il suo nome, io avrei avuto difficoltà, e anzi, e peraltro non si tratta di un parlamentare qualunque, è già stato anche vicepresidente, se non sbaglio, appunto del Parlamento europeo, insomma comunque ha rivestito un sacco di importanti cariche sia nell'Unione Europea che in Polonia durante il processo di adesione all'Unione Europea, quindi insomma un politico di spicco, e che giustamente ha detto che si tratta di un colpo di Stato, si tratta di un colpo di Stato strisciante, surrettiziamente introdotto come vengono fatti oggi, non più clamorosi come una volta con fanfare e grandi spettacoli, no, adesso vengono fatte in modo burocratico, strisciante, e poi dopo ci si stupisce quando improvvisamente ci si trova con l'Unione Europea che fa delle cose in totale contrasto con il volere delle popolazioni membre. Ecco, no? È una cosa molto molto grave, e peraltro poi il nuovo esecutivo europeo si arrogherà anche il diritto esclusivo di decidere qualsiasi cosa in tema di ambiente, salute pubblica, industria ed educazione. Allora, ambiente sappiamo già appunto con tutta la storia appunto della crisi climatica, salute pubblica abbiamo visto negli ultimi anni i disastri che fanno giocando con gli spettri della salute pubblica, e industria significa deindustrializzazione perché l'Europa si sta deindustrializzando, ed educazione, beh, sappiamo cosa vogliono insegnare già ai bambini a scuola contro il parere dei genitori. Quindi esattamente in tutte le zone chiave dove c'è un grande contrasto tra le politiche sovranazionali e quelle dei cittadini, loro si arrogheranno qualsiasi decisione programmatica.
Grazie Roberto per questo approfondimento veramente importante. Ti salutiamo e ti aspettiamo la prossima settimana. Grazie a voi, un saluto a tutti, alla prossima.